Il Martirologio Romano narra che nel IV secolo si compì il glorioso martirio di Santa Barbara, vergine splendente di fede, il cui sacrificio è ricordato il 4 dicembre. Di lei la storia conserva solo un'eco lontana, ma ancora viva, profetica e attuale. Il culto della Chiesa e la tradizione popolare, come un soave canto antico e sempre nuovo, hanno tramandato il suo nome. Santa Barbara è venerata come un fulgido esempio di purezza e coraggio, testimone verginale e invitta del Cristo, per il quale offrì la sua vita con immenso ardore e incrollabile fede. In segno di gratitudine eterna, Santa Barbara fu
sacra dimora, l'organo risuona come la voce stessa del cielo, un ponte sonoro tra la terra e il divino. Le sue note vibrano nell'aria, portando con sé le suppliche e i ringraziamenti dei fedeli, proprio come le preghiere rivolte a Santa Barbara. Patrona della città e custode dei suoi abitanti, la santa è invocata attraverso ogni accordo, ogni melodia, come se l'organo fosse il suo strumento per diffondere la protezione celeste. Come le sue preghiere, anche la musica di questo organo riempie lo spazio sacro, scacciando le ombre e rinnovando la fede del popolo. Così ogni suono diviene un inno alla potenza divina, una chiamata a ricordare la forza e la misericordia di Santa Barbara, che veglia sempre su di noi. Invitato la città e la città ha risposto alla grande, bellissimo questo video che ripercorre la vita della nostra santa patrona, il nostro riferimento. È stato veramente emozionante, ho visto le famiglie, ho visto tanta gente, la nostra piazza Indipendenza piena. Entriamo nel clou dei festeggiamenti di Santa Barbara, ci saranno gli altri appuntamenti, fra questi ricordo il 4 dicembre alle 19 ritornerà la musica in piazza con un concerto meraviglioso di 40 elementi del coro lirico siciliano che si aggiungerà a tutti gli altri appuntamenti, va bene, il piro musicale, i fuochi in piazza Vittorio Veneto, l'entrata dei cantanti, dei ragazzi, dei bambini delle scuole. Ma il 4 dicembre ci teniamo, ecco, ribadisco l'invito, Piazza Indipendenza, ore 19, coro lirico siciliano. Un'altra novità aggiunta ai festeggiamenti della nostra Santa Patrona, ecco, per onorarla così come merita. È stato ben realizzato la narrazione completa, anche se riassuntata, di quella che è stata la vita di Santa Barbara e soprattutto del culto che nasce a Paternò in seguito alla peste del 1576. È stata un'affluenza di popolo ben di gran lunga superiore rispetto allo scorso anno, anche perché è stata partecipata e soprattutto perché anche anticipata dallo spettacolo della danzatrice del fuoco che ha intrattenuto e ha preparato, ecco, allo spettacolo successivo. È stato sicuramente
emozionante, considerate che non è il mio mestiere, io non faccio l'attore, io faccio il musicista, però mi sono ritrovato in questa barca perché l'amico Giovanni, il dottore Giovanni Caruso, nonché assessore, l'anno scorso mi chiede, occorre una voce recitante che appunto venga registrata nel più breve tempo possibile. Non sapevo il motivo, non sapevo di che si trattava e avevo individuato uno dei componenti della nostra associazione, l'associazione musicale, che però purtroppo in quei giorni non stava bene. Per cui il tempo stringeva e l'assessore ovviamente mi pressava. Alla fine gli ho detto: guardi assessore, le do pure del lei in questo caso, si deve accontentare, io non ho nessun altro che possa registrare se non io, il sottoscritto. Sì, registra perché abbiamo pochissimo tempo, il lavoro è già pronto, manca questa registrazione. Non sapevo di che si trattava, sapevo solamente che c'era una scadenza. Rispetto alla scadenza mando questa registrazione e il 2 di dicembre, se non sbaglio, dell'anno scorso ricevo una telefonata dall'amico assessore e mi dice: scusa Salvatore, ti trovi a passare dalla piazza? Che c'è Giovanni? Io francamente sto tornando adesso da scuola. Passa dalla piazza, ti prego, subito. Passo dalla piazza e sento la mia voce attaccata a questo lavoro, non sapevo di che si trattava. Quest'anno ovviamente sapevo di che si trattava, ho coinvolto la carissima amica professoressa Giusy Vasta, emozionante, nonché appunto amica, compagna di scuola anche dell'assessore, mi suggeriscono, sì, perché siamo tutti abbastanza coetanei, diciamo così. Quindi bellissimo e grazie per queste iniziative in una città che ha bisogno di questo e niente, viva Santa Barbara!